Adolescenti e tecnologie, distrazione o opportunità è il tema dell'incontro dibattito di oggi alla scuola media statale Grassa di Mazara del Vallo. Allora, queste nuove tecnologie distraggono oppure possono essere un incentivo per i giovani a imparare? Allora, il nostro scopo è stato sicuramente quello di incentivare i ragazzi allo studio e per verità è questa un po' la direttiva che ci viene anche dall'alto, quella di introdurre le nuove tecnologie all'interno della scuola. Noi abbiamo lavorato tantissimo in questi anni per accedere ai fondi europei e grazie ai fondi europei la scuola media Grassa oggi credo che sia fra le scuole medie sicuramente della Sicilia, ma penso di poter competere anche a livello nazionale, quella che tecnologicamente è la più attrezzata. Noi abbiamo due laboratori linguistici, due laboratori multimediali, però la cosa eccezionale è che abbiamo le lavagne multimediali in tutte le classi, sono funzionanti, i nostri professori sono molto preparati perché si sono aggiornati e da quest'anno, l'anno scolastico 2013-2014, tutte le prime classi avranno il tablet, quindi non avranno il libro di testo. Abbiamo comprato, spero che arrivino in tempo perché sempre con i progetti europei, 250 tablet, quindi per i nostri ragazzi. Però a questo punto io mi chiedo, tutto questo per dare maggiori opportunità di apprendimento ai ragazzi, per essere più vicini a loro, perché questo ormai è il loro mondo. Però poi ci giriamo e vediamo che questa grande opportunità diventa, a seconda dell'uso diventa un mostro, perché se noi vediamo il bullismo digitale che si sta sviluppando, vediamo che è un'arma terribile, perché i ragazzi su Facebook offendono, prendono in giro i ragazzi e allora forse tutto questo dovrà essere rivisto. Ci vuole un sistema di educazione veramente attrezzato ed ecco perché ricorriamo ai nostri esperti. Abbiamo chiamato la dottoressa Parsi perché lei, presidente nazionale della Fondazione Movimento Bambino, ha scritto molti libri, c'è una collana intera, proprio dedicata ai genitori e agli educatori, dove parla anche di questo tema, dell'uso delle nuove tecnologie. Quindi oggi l'abbiamo voluta invitare per cominciare con lei un percorso per aiutarci a vedere, queste nuove tecnologie, soltanto, vedere proprio la positività che esse possono dare. Quindi è importante che i ragazzi capiscano non tanto come utilizzarle, ma come rapportarsi con esse. Esatto. È importante che sappiano quali sono i pericoli, cosa ne può venire fuori, cosa può succedere dal collegarsi ad un sito poco attendibile. In questo dobbiamo lavorare molto, proprio è un percorso di educazione che dobbiamo attivare molto seriamente. Nuove tecnologie e giovani, come va visto questo rapporto? Beh, indubbiamente come un fatto interpretativo dei tempi di oggi, se ci sono nuove tecnologie, se ci sono nuovi strumenti, se ci sono nuovi linguaggi, bisogna anche saperli interpretare, essere in qualche maniera indirizzati, educati verso il nuovo linguaggio e verso le nuove tecnologie è compito della società e soprattutto è compito della scuola. Mi fa piacere che proprio in questo istituto si sperimenti la nuova tecnologia, ma anche si cerchi in qualche maniera di indirizzare gli allievi, i ragazzi e forse anche gli stessi docenti a un uso corretto del linguaggio tecnologico. Sicuramente la tecnologia dai ragazzi dei più giovani è anche usata in modo scorretto, no? Beh, tanti mezzi sono usati non correttamente. Quello della tecnologia, soprattutto quello di internet, è uno strumento pericolosissimo. È uno strumento straordinario e positivo se se ne fa un uso corretto. Diventa uno strumento terribile per la società se uno non sa come utilizzare quello stesso strumento. Da internet possiamo imparare tante cose positive, possiamo fare una ricerca di carattere storico, ma dobbiamo saperla fare attraverso il confronto con diversi siti, ma possiamo anche apprendere il linguaggio della perversione e qualche volta persino della criminalità. A relazionare oggi l'incontro dibattito la professoressa Maria Rita Parsi. Allora, come si devono rapportare i giovani di oggi con queste tecnologie che fanno anche un po' paura? Ma io direi che soprattutto debbono rapportarsi tenendo conto delle regole, nel senso che è un unicum il mondo reale con quello virtuale, non è un mondo senza regole. La preoccupazione è che quello virtuale è un mondo senza norme, senza regole, senza mediatori. Il mondo reale invece è fatto di mediazioni e di responsabilità e di contatti umani e di persone che si relazionano con altre persone. Qui invece ti relazioni col mezzo e il mezzo poi
prolifica, nel senso che anche nel caso del cyberbullismo c'è è drammatico, perché mentre il bullismo è un fenomeno che c'è sempre stato e deve essere contrastato a livello scolastico, il cyberbullismo è un fenomeno che non solo esiste perché esiste il bullismo, ma diventa cyber, diventa comune a moltissime persone, quindi è uno svergognamento, è una problematica che diventa torturante per chi ne è, ahimè, vittima. Allora c'è tanto lavoro da fare per far capire ai giovani che quello che loro hanno come proprietà, perché i giovani di oggi sono nativi digitali, nascono con una capacità di usare questi strumenti eccezionali che noi non abbiamo, che le nostre generazioni devono ancora acquisire come è un alfabetismo di ritorno, noi dobbiamo diventare alfabetizzati a questi strumenti e loro invece li usano con una destrezza, con una semplicità, solo che ahimè bisogna conoscere anche gli effetti di questi strumenti. Allora dobbiamo formarli a considerare la responsabilità degli effetti di strumenti come questi che non hanno delle normative al loro interno. Sicuramente i giovani vanno educati, a volte anche gli adulti. No, gli adulti soprattutto. Cioè io dico che il gap generazionale va sanato sensibilizzando gli adulti sul fatto di alfabetizzarsi dal punto di vista virtuale. Il discorso è degli adulti. Gli adulti sono gli educatori. I giovani hanno le loro responsabilità, hanno le loro dinamiche, ma nel gruppo dei pari, ma noi adulti siamo quelli che devono funzionare come punto di riferimento. Guardi che il gap generazionale è grave assai, perché è come se fosse una distanza incolmabile. Noi abbiamo un modo di pensare, di agire, di leggere le cose, di interessarci dei giornali, eccetera, che questi non hanno più. Noi leggiamo le notizie sui giornali che compriamo, ancora abbiamo l'acquisto del quotidiano. Tra 5-7 anni questo uso del quotidiano, della rivista, non ci sarà più, ci sarà il discorso virtuale. I giovani già oggi le notizie le prendono dal mondo virtuale, già oggi si vota virtualmente. Pensi l'effetto 5 stelle di Grillo. Cioè, se noi non cogliamo questi segnali significa che non abbiamo il polso della situazione. In che modo quindi i genitori dovrebbero aiutare, anche controllare quello che fanno i propri figli? Intanto cominciando a capirne qualcosa di virtuale, perché voglio dire il fatto che gli anziani sono analfabeti di ritorno e i genitori, anche giovani, tante volte non sanno usare così bene gli strumenti come li sanno usare i ragazzi, è un problema. È un gap generazionale che non ti permette nemmeno il controllo. Io invito i genitori dei minori a controllare informandosi. Informazione e formazione. Io vorrei dire ai genitori che l'amore è tutto ma non basta, ci vuole informazione e formazione. Oggi non possiamo più eludere queste cose. Non è come un tempo si educava per tradizione seguendo i modelli eccetera. Oggi il discorso è la formazione dei formatori e deve essere stabile. Le due agenzie educative, famiglia e scuola, devono prendersi la responsabilità di tutto questo e lo Stato per le agenzie educative, famiglia e scuola deve investire. Prima di tutto, io non sento che parlare di tasse, di IMU, ma quando parliamo di agenzie educative, quando parliamo di famiglia, aiuti alle famiglie, formazione della famiglia, sostegno alla famiglia, quando parliamo di investimento sulla scuola, che è veramente il motore fondamentale di tutta la società, perché la scuola è il motore, lì si incontrano genitori, ragazzi, insegnanti, quindi territorio. Anche, perché la scuola è un centro culturale, dovrebbe essere un centro culturale polivalente sul territorio. Allora io dico che quando sento questi programmi domando, ma come mai al primo posto non c'è la famiglia? Come mai al secondo posto non c'è la scuola? E pari merito famiglia e scuola? Come mai non si parla di mezzi di comunicazione di massa come terza agenzia educativa e del mondo virtuale come un mondo che in questo momento può fare la differenza? Perché questo mondo fa la differenza. Si pensi a quello che sta succedendo su internet per quello che riguarda le lezioni, si comincerà a capire il valore.